La danza è una delle attività umane universali. Essa è presente in ogni cultura del mondo, in forme così diverse da rendere difficoltosa una definizione esaustiva. Essa è la prima espressione artistica del genere umano, perché ha come mezzo di espressione il corpo. La danza è parte integrante dei rituali, è forma di preghiera, è momento di aggregazione della collettività nelle feste popolari, è occasione di unione tra le persone in generale. Nel corso dei secoli è sempre stata lo specchio della società, del pensiero e dei comportamenti umani. Essa dunque può assumere significati e funzioni diversi a seconda delle civiltà e delle occasioni in cui viene praticata. In tutte le epoche e latitudini geografiche ha accompagnato i momenti di maggiore rilevanza della vita personale e sociale degli individui. È stata così il veicolo degli stati d'animo più diversi, come l'esaltazione per la vittoria in guerra o l'innamoramento. Nelle cerimonie funebri ha dato corpo al dolore e al lutto, in quelle religiose al contatto con il divino. Quel che però contraddistingue la danza nell'uomo sono i suoi profondi significati psicologici, significati che subiscono le influenze delle epoche storiche e delle particolari culture in cui si costituiscono. Ne è un esempio il tango. Il tango nasce in Argentina, intorno alla seconda metà del 1800. Si può dire che tutto cominciò quando milioni di persone, provenienti dai più disparati angoli del mondo, spaesati, disorientati, in fuga da guerre, miseria e carestie, sbarcarono nei porti sudamericani del Rio de la Plata, in cerca di una vita migliore, in una terra il cui nome era già una promessa, l'Argentina. Fu proprio questa avventura sconvolgente a definire due tratti distintivi del nuovo argentino, il risentimento e la malinconia, a cui si aggiungerebbe anche la nostalgia. Questo nuovo mondo sconosciuto generò in loro frustrazione, paura, solitudine, sgomento e rabbia. Ma accanto a questi sentimenti nasceva in quest'umanità anche la necessità di comunicare, di inserirsi, di ricrearsi un'identità e il bisogno di un momento di svago e di allegria. A generare il tango fu dunque il seme dell'esilio e un miscuglio di culture che testimoniavano le vite passate. Questa combustione di culture ed emozioni divamperà in un incendio, un fuoco intorno al quale si raccoglie una comunità fino ad allora solo massa eterogenea, che iscriverà la sua identità nel corpo, dove la realtà sosta e si trasforma, gelata sotto le sembianze di una danza, una poesia, una melodia. Un'altra storia simile a quella del tango fu quella che portò alla nascita del flamenco. Il flamenco nasce come poesia e come musica. Successivamente diventa ballo. La sua patria è l'Andalusia. I popoli che hanno lasciato una traccia significativa del loro passaggio nella cultura e nelle tradizioni dell'Andalusia sono gli arabi e gli ebrei. A questi si deve aggiungere la pacifica irruzione dei gitani. I gitani erano un popolo di ballerini e di musicisti. Per tutto il 500 e il 600 fu loro vietata ogni attività che non fosse quella di braccianti agricoli. Ma la loro vocazione era il ballo e lo praticarono sempre. Col tempo diventarono di fatto i migliori interpreti del folklore locale. Il flamenco era l'espressione artistica e poetica di una comunità di questo tipo, dove l'emarginazione riguardava un intero popolo, al cui interno le autorità promuovevano, attraverso le leggi, un'ulteriore discriminazione nei confronti dei gitani. Ma nel 1784 venne concessa loro la libertà di movimento e soprattutto la libertà di esercitare pienamente la musica e la danza. Da questo momento in poi la cultura flamenca prese il sopravvento. La danza è anche il collante di uno stato immenso come l'Africa. Per gli africani essa è preghiera, seduzione, passione, terapia, ma anche divertimento. Un divertimento che per loro si può praticare ovunque. Caratteristica primaria della danza afro è che si balla a piedi nudi per avere un contatto più diretto con la terra, elemento naturale per loro fondamentale. Per gli africani danzare è come parlare ed ogni passo di danza rappresenta una parola volta a creare un discorso.
La danza orientale è una danza originaria del Medio Oriente e dei paesi arabi. È seguita soprattutto dalle donne perché esprime interamente la femminilità, la vitalità e la sensualità. Essa affonda le sue radici nelle funzioni rituali religiose del periodo preislamico, durante il quale venivano pronunciate preghiere ed invocata la fertilità tanto della terra quanto delle donne. Alcuni credono che nasca proprio come danza della fertilità. Anche l'atto sessuale e la capacità di procreare furono rappresentati con questa danza, con i movimenti del bacino che veniva fatto ruotare, oscillare e sussultare. Spaziando dal Sud America all'Andalusia, all'Africa e all'Oriente, giungiamo in Italia e nello specifico nella nostra Puglia, per sottolineare quanto l'aspetto liberatorio del ballo, in questo caso del ballo della Taranta, abbia condizionato anche le popolazioni della nostra terra, in particolare i salentini. Il morso della tarantola, da cui deriva appunto il nome, causa, secondo la credenza popolare, uno stato estremo di malessere, da cui è possibile risollevarsi temporaneamente grazie a una pratica terapeutica che si basa sulla musica e sulla danza. Secondo la tradizione, una volta capita la natura del malessere, viene convocata un'orchestrina che attacca una serie di motivi musicali, una vera e propria esplorazione per comprendere quale di essi risvegli il tarantato. Talvolta il ritmo è quello forse nato della pizzica e allora la persona colpita dal morso si solleva e danza a lungo, in maniera scomposta anche per molte ore e per giorni. Come attività psicomotoria complessa, raffinato rituale sociale ed elaborata espressione estetica, valenze di rapporto uomo-donna, possiamo riscontrare tali prerogative presso le cosiddette danze da sala. Prendiamo ad esempio il valzer, il quale costituisce la prima danza ufficiale, in cui la coppia balla chiusa e quindi consente il nascere e l'esprimersi di un amore di tipo romantico e sentimentale, ed è anche l'espressione di una posizione di subalternità della donna rispetto all'uomo. Il valzer è l'espressione pragmatica di quella che era la condizione della donna nella società dell'Ottocento, della sua dipendenza e della sua mancata autodeterminazione. Un discorso a parte meriterebbe invece il tango. Qui osserviamo come, attraverso complesse e affascinanti figure, con questa danza entra in scena la narrazione di un uomo dominatore e di una donna vittima della sua prepotenza, ma al tempo stesso seducente e sottilmente vendicativa, capace in realtà di gestire subdolamente il rapporto, volgendolo segretamente a proprio vantaggio. Ancora diverse sono le danze afrocubane. Pur esprimendo anch'esse il potere decisionale maschile, consentono tuttavia alla donna una maggiore visibilità ed autonomia. Ballando per lo più staccata dal corpo dell'uomo, che funge da perno, la donna ha in questo caso uno spazio di espressione molto maggiore. Quello che si può di certo affermare è che, al di là dei significati di ciascuna danza, il ballo è un'attività che da un lato ci fa sentire in continuità con le nostre radici culturali e che dall'altro presenta caratteristiche che potenziano molteplici aspetti psicologici. Basti pensare che persone che fino a qualche istante prima erano dei perfetti sconosciuti, ora si guardano, si presentano, si afferrano, si cingono i fianchi fino ad abbracciarsi, a confondere i propri respiri. E non sarà più come prima, perché anche l'aver ballato una sola volta avrà permesso di scambiare e costruire un tessuto relazionale potente, uno scambio emotivo ed estetico senza paragoni. Infatti, la vicinanza fisica che il ballo di coppia richiede, la distribuzione dei compiti tra chi conduce e chi è condotto, il rituale che precede l'inizio della danza, gli sguardi di richiesta e di invito, l'uomo che formula l'invito, la donna che accetta o rifiuta, inevitabilmente richiamano il problema dell'identità di genere e dei ruoli sessuali. Il semplice fatto per un uomo che è il dover attraversare la sala per chiedere alla donna di ballare, richiede coraggio ed intraprendenza ed una certa dose di concorrenza nel dover competere con ballerini magari ben più esperti e rapidi nell'invitare la donna a ballare.
Per la donna invece la difficoltà consiste nel dover attendere gli inviti, gestire l'ansia dell'attesa o del sentirsi trascurata, oppure nel dover trovare i giusti modi ed atteggiamenti per comunicare la propria disponibilità. Ma il ballo è anche rappresentazione in senso più ampio, perché ognuno vi può proiettare gli stati d'animo più consoni al proprio modo di essere, ai propri bisogni affettivi e sentimentali o alle proprie esigenze estetiche e di espressione. Concludendo, la nostra esistenza sulla Terra è imprescindibile dal nostro corpo. In questo contesto, il ballo, con la sua gestualità, diventa linguaggio con il quale possiamo esprimere le nostre emozioni senza utilizzare la parola, ma attraverso la musica, diventando sempre più spesso terapeutico e liberatorio. Colui che danza instaura un legame speciale tra il proprio corpo e la propria anima, usando solo il linguaggio dei movimenti. Il ballo è l'insieme di amore, corpo, stile, musica ed emozioni. Il ballo semplicemente è pura poesia.